Eccoci, siamo tornati sempre in diretta qui sulle Fonti TV con il nostro Instant Focus. Naturalmente abbiamo gli occhi sempre puntati sull'attualità, su quanto sta accadendo in questa mattinata ad Antalya, in Turchia, dove si sta svolgendo un vertice, una conferenza mediata appunto da Erdogan tra il ministro degli esteri russo e quello ucraino. Si tenta quindi la soluzione diplomatica per risolvere un conflitto che è scoppiato all'improvviso, senza naturalmente che lo prevedessimo, ormai 15 giorni fa, e speriamo insomma che il tavolo della politica sia poi insomma l'habitat privilegiato per tentare di trovare una soluzione. Questo ovviamente si inserisce anche nel contesto, nella cornice dei mercati, perché lo sappiamo, i mercati sono sensibilissimi ad ogni tipo di notizia che riguarda la guerra, che riguarda lo scenario geopolitico, e naturalmente oggi è anche giornata di BCE, la riunione che seguiremo in diretta a partire dalle 13:30 con la conferenza stampa di Christine Lagarde, tradotta integralmente dalla nostra Alexandra Georgieva. Però in questo Instant Focus, in questa mezz'ora, noi ci prendiamo, diciamo, una sorta di piccola pausa, una parentesi rispetto alle notizie dell'attualità, e ci concentriamo invece sul mondo del lavoro, un mondo che naturalmente è sensibile a continue variazioni e trasformazioni a partire dalla crisi pandemica e anche soprattutto grazie all'evoluzione tecnologica. Ne parliamo con l'ospite, la nostra ospite che ci ha raggiunto in collegamento, ovvero Federica Pasini di Hacking Talents, a cui do naturalmente il benvenuto. Grazie per essere qui con noi alle Fonti TV. Grazie a voi per l'invito. Eccoci, Federica, Hacking Talents, una piattaforma che aiuta i lavoratori a individuare il proprio potenziale, ad esprimerlo al meglio anche nella fase appunto di ricerca e selezione dell'attività. Un fattore, ecco, che vogliamo subito analizzare è quello appunto del personal branding, perché ognuno deve giustamente evidenziare e sottolineare le sue skills, ma tra soft skills e hard skills stiamo assistendo a una sorta di ribaltamento della gerarchia, con le soft skills che nel mondo del futuro, nel mondo del lavoro del futuro, e correggimi se sbaglio, avranno sempre più importanza. È così e perché? Grazie mille per questa introduzione, nel senso che le hard skill e le soft skills sono materiale, diciamo, di discussione da tanto tempo. Sì. Le hard skill sicuramente sono importanti, cioè senza una competenza tecnica specifica, senza una capacità concreta di utilizzare degli strumenti, di analizzare, di leggere i dati, non si può certamente pensare di concretamente fare un lavoro svolto bene, no? Quindi l'hard skill è sempre importante. Quello di cui ci stiamo rendendo conto però in questo periodo, sicuramente anche grazie a quello che la pandemia ha portato in questo senso, quindi digital working, smart working, leadership, le soft skill fanno la differenza nella crescita. Nella crescita e nella gestione delle persone. Queste riguardano sicuramente la capacità di capirsi e di conoscersi, quindi l'awareness e la lettura di quello che siamo veramente capaci di fare, e successivamente quindi come comunichiamo queste capacità che abbiamo, quindi quello che tu hai chiamato giustamente personal branding. Queste due cose insieme poi ci possono portare chiaramente a quello che tendenzialmente chiamiamo networking, quindi alla creazione di reti tra persone che poi possono aprire sicuramente dei percorsi diversi, molte porte, sia da un punto di vista di crescita individuale che anche aziendale, nel senso che poi tutto il mondo gira attorno alle relazioni personali, ma anche in termini appunto di business, nello sviluppo delle aziende. Quindi senza un hard skill alla base difficilmente si può costruire all'inizio, però l'evoluzione è basata certamente sulle soft skills. Ecco, ma visto che stiamo parlando appunto di talenti e di ricerca di talenti da parte delle aziende, chi è il professionista talentuoso dal tuo punto di vista? Ecco, se dovessi definirlo, quali sono le sue caratteristiche in questo periodo storico?
Sicuramente la prima caratteristica è la capacità di ascolto. Una persona che sa ascoltare, sa percepire, sa prendere con sé quello che il contesto le dice e quindi riesce a crescere più in fretta perché dà importanza a quello che ascolta. Secondariamente una visione sistematica. Viviamo in un mondo che è sempre più complesso e sempre più connesso, per cui riuscire a unire i puntini è fondamentale. E questo lo possiamo allenare soltanto leggendo il contesto, leggendo le news, cercando di farci delle domande su come le cose si parlano. Forse queste sono le due cose principali, le due soft skills principali, l'ascolto profondo e la capacità di una visione sistematica. Ecco, ribaltiamo invece la situazione, cioè stiamo parlando appunto del lavoratore, ma invece ecco, chi è un capo, meglio un leader di talento in questo periodo storico? Perché stiamo passando, correggimi se sbaglio, da una leadership di controllo ad una leadership di cura, ma non tutti i manager sono appunto hanno fatto insomma questa transizione. Sì, esatto, diciamo che la formazione in questi ambiti si sta ancora evolvendo, sì. Quindi stiamo andando verso a una costruzione di una leadership che è più gentile, che ascolta di più, che si mette, che è più vulnerabile, no? Che sono poi le grandi parole di cui spesso sentiamo poi i leader parlare. Chiaramente in un contesto italiano che è stato tanto caratterizzato da una gestione gerarchica di controllo, spesso poi nelle piccole e medie imprese anche con una configurazione, se volete, in cui c'è la famiglia, con spesso a capo un uomo, no? al controllo, in queste situazioni fare un cambio, diciamo, gli esseri umani ci mettono un po' di tempo a evolvere e a cambiare, quindi personalmente, quindi anche nello stile di gestione degli altri. Sicuramente è necessario andare verso una direzione più di caring, più di ascolto, e questo ce lo dicono tantissimo anche i dati. Uno dei motivi per cui abbiamo fondato Hacking Talent, su cui abbiamo creato la nostra visione, è che l'85% delle persone al lavoro restano in silenzio su quelle che sono le questioni cruciali della propria carriera professionale. E chiaramente questo poi comporta paura, comporta pregiudizio e comporta una mancanza di scambio di feedback, che poi appunto ha permesso negli anni una leadership, se vogliamo, più dura, più rigida. Quindi sicuramente la direzione è questa. Ci metteremo sicuramente del tempo. La Great Resignation forse in questo senso è una spinta nel cambiamento, ecco, di leader. Esatto, sì, assolutamente, mi hai fornito proprio l'assist, perché è qui che volevo arrivare al fenomeno appunto della Big Resignation, delle grandi dimissioni, un fenomeno che sta interessando soprattutto gli Stati Uniti, ma anche l'Italia si inserisce in questo contesto. E secondo te, ecco, quanto incide il fattore umano più di quello economico nella decisione di dire basta, io quel posto lo lascio e cerco di meglio? Perché molto spesso diciamo l'input, la molla che fa scattare poi la decisione non è legata allo stipendio, mi sbaglio? Dici chiaramente una cosa corretta. Diciamo che da un punto di vista macro gli insights sono tantissimi. Noi abbiamo fatto una ricerca molto approfondita per proprio avere un'idea di come anche aiutare le aziende in questa direzione. Tendenzialmente si parla di una prima cosa a cui si è guardato è stata l'industria, quindi probabilmente ci sono industrie che hanno perso più lavoratori di altre, vero? L'industria del retail, fashion, food, fast food, eccetera, ha avuto un attrition del 19%, il management consulting è subito dopo con il 16%, e l'enterprise software, enterprise, si parla del 14%, quindi l'industria è sicuramente un tema. Dentro all'industria però ci sono stati registrati dei trend molto diversi. Ad esempio i lavoratori di Tesla si sono dimessi 2,8 volte di più di quelli di Ford, no? Quindi spacchettando il motivo per cui un dipendente se ne va,
indipendentemente dal fatto che sia un white collar o blue collar, no? Nel senso che poi nelle industrie fast, diciamo, retail ci sono più blue collar, management consulting, più white collars. Quindi non è un tema di ho una posizione lavorativa, uno stipendio di un certo tipo meno, no, è abbastanza, è stato abbastanza orizzontale questo trend. La cosa che è emersa più spesso è che è la cultura tossica che allontana le persone. La cultura tossica è anche, diciamo, il fattore che porta spesso al burnout a livello individuale. Quindi diciamo che non troppo spesso sono state collegate grid resignation e burnout, però si parla del fatto che il 41% delle persone ha vissuto il burnout negli ultimi mesi, quindi comunque è un numero molto molto importante a livello globale, e di questo 41% si dice che chi ha avuto sintomi da burnout tendenzialmente ha una volontà di lasciare, di cercare attivamente un nuovo lavoro pari a 2,4 volte di più delle altre persone. Quindi questo è sicuramente un insight molto forte. Tornando alla domanda che facevi tu prima, quindi qual è, cioè, lo stipendio non è il driver, esatto, nel senso che le ricerche dicono, sono ricerche globali dell'MIT, quindi si parla sempre di trend globali, ma chiaramente poi l'Italia ha un peso importante in questo, nel senso molto allineata a questi trend, che il salario è stata la prima leva che le aziende hanno utilizzato per bloccare la Great Resignation. In realtà i pendenti dicono che il salario è al 16° posto tra le ragioni per cui se ne vanno. I primi posti sono legati appunto a quei fattori che formano la cultura aziendale, e appunto nel caso in cui ci sia tossicità, in cui la cultura aziendale sia tossica, si sviluppano poi le cose appunto evidenziate prima. Certo, insomma, una prevalenza del fattore umano, poi alla fine addirittura anche su quello economico, nonostante ci troviamo ancora in un periodo di crisi. Federica, noi siamo reduci proprio in questa settimana dalla maratona dell'8 marzo, donne e lavoro, e volevo chiederti proprio appunto a proposito di questo, se esistono ancora nel 2022 dei bias mentali, dei pregiudizi nei confronti delle donne manager, e come mai, nel senso perché dovremmo aver fatto parecchi passi in avanti, visto che siamo nel pieno della modernità. Eppure, quando si parla di donne e di posizioni apicali, ci sono ancora tanti punti di domanda che riguardano, e da un lato, la famosa e atavica questione della maternità, e dall'altro, invece, tutta una serie di pregiudizi che riguardano l'ambizione, ad esempio la competitività, che non sarebbero delle caratteristiche prettamente femminili, ma maschili. Cosa puoi dirci in questo senso? Ma innanzitutto posso dire che è stato sfatato sicuramente il mito del fatto che siamo diversi, cioè che i nostri cervelli siano diversi. Non è assolutamente vero. Sfatiamo anche il mito del fatto che la nostra ambizione sia diversa. Noi siamo ambiziose. Nello stesso modo in cui ci sono uomini ambiziosi e non, nel senso che chiaramente c'è una differenza all'interno della popolazione, il tema è la confidence, cioè le donne arrivano ad avere una confidence sulle proprie capacità più tardi nel tempo, allineandosi a quella degli uomini, che è molto più alta all'inizio della carriera. Perché? Perché c'è una cultura di nuovo che è sempre, no, qualcosa di, diciamo, di apparentemente intangibile, quindi su cui poi le persone non vanno a lavorare direttamente in maniera prioritaria, però che è la vera ragione, che ci fa pensare che non siamo abbastanza. Quindi sistematicamente le donne vengono in qualche modo giudicate negativamente dalla società, e questo poi porta le donne a pensare che non siano abbastanza, quindi va a scalfire la propria confidence. E anche qui sicuramente una soluzione è quella di attivare delle logiche legate all'empowerment, nel senso che il paese ha bisogno della forza lavoro femminile, la forza lavoro femminile ha un approccio diverso, e questo sicuramente può portare ad un arricchimento di quella che è la vita professionale. Però purtroppo ancora oggi ci sono tantissimi casi di discriminazione, e tantissimi casi in cui la discriminazione non è neanche riconosciuta. È un tema estremamente complesso, sicuramente l'avete, diciamo, elaborato e analizzato anche in questa settimana, grazie alla maratona, in momenti diversi. C'è ancora tanto lavoro da fare. Il primo punto di partenza è
esserne consapevole, essere consapevole di quelli che sono i nostri bias. E un consiglio su tutti, diciamo, che mi sento di dare è quello di capire in generale come funzioniamo, anche, diciamo, come leader al lavoro, ma anche come persone, quindi come funziona il nostro cervello, come si costruiscono i bias. Ormai la letteratura è veramente diffusa su questi temi. Se vogliamo essere dei bravi leader, certamente dobbiamo lavorare in questa direzione, dobbiamo chiederci se quello che stiamo dicendo, l'esempio che stiamo dando, va in una direzione corretta, quindi non discriminatoria e inclusiva. Certo, giustissimo, proprio è un problema anche di forma mentis e come hai sottolineato tu, il cervello umano ci mette tanto tempo, una volta che ha acquisito un'informazione e un determinato modo di pensare, a cambiarlo, a modificarlo. E quindi giustamente bisogna intervenire e già ci sono dei programmi in questo senso all'interno delle aziende con l'inserimento di figure come coach, come psicologi che aiutino poi chi è ai vertici aziendali anche ad assumere una nuova prospettiva e una nuova visione. Federica, un'ultima domanda che ti rivolgo riguarda l'influenza enorme della tecnologia sul mondo del lavoro e come si svilupperà sempre di più nei prossimi anni. Stiamo parlando e parliamo molto spesso di e-learning, di formazione continua digitale, però la percepiamo in maniera ancora piuttosto verticale, cioè appunto con delle sessioni di allenamento, di studio che vengono effettuate davanti al computer, spesso molto noiose. Però la tecnologia e l'e-learning in realtà sono molto di più. Certamente sì, nel senso che la tecnologia da una parte è una grandissima arma per le aziende per ascoltare in maniera data-driven anche quello che sono gli insights, quello che i dipendenti dicono in maniera anche anonima spesso. Noi su questo stiamo lavorando con un'altra azienda che fa conversational AI proprio per aiutare le aziende ad avere uno strumento di ascolto più libero, meno giudicante. Per portare alle aziende dei dati su cui prendere decisioni, appunto data driven, quindi di nuovo in modalità unbias. Rispetto invece a quello che dicevi tu sull'e-learning, una delle cose che abbiamo fatto, delle prime cose che abbiamo fatto con Akin Talents è stata creare una repository di contenuti, di link, di articoli, di link di profili Instagram da seguire perché crediamo che l'apprendimento avvenga in qualsiasi momento della nostra giornata e che siamo chiamati come persone ad evolvere veramente in maniera veloce in questo momento storico. Quindi spesso andiamo in controsintesi con quello che è stato l'approccio dell'e-learning nelle aziende finora. Quindi io ti dico che devi imparare questa skill è in questo modo, quindi in maniera molto verticale. In realtà dovremmo trovare un modo più comprensivo per imparare e crescere insieme. Questo modo comprensivo va sicuramente a toccare quelle che sono diciamo, le fonti di conoscenza, che possono anche essere appunto pagine Instagram, possono essere parte di tutto quello che vediamo durante il giorno anche sul nostro cellulare, senza che sia citatamente una fonte, diciamo, di learning, ma soprattutto passa attraverso lo scambio tra le persone. E in questo momento, lo scambio forse che manca di più, ma che sarebbe quello più potente è quello intergenerazionale, cioè abbiamo delle generazioni all'interno delle aziende che non si parlano. Questo potrebbe essere sicuramente una chiave per aumentare le conoscenze e le competenze della popolazione aziendale. Quindi quello che suggerisco è non solo il corso verticale, ma anche qualche fonte più diciamo coinvolgente e soprattutto con scambio cioè creare dei momenti di scambio come cioè possono essere sicuramente il coach ma avere uno scambio dentro l'azienda, un engagement più capace di esplodere le competenze delle persone è sicuramente molto importante. Quindi
percorsi di mentorship, percorsi di scambio di feedback, focus group, qualsiasi cosa che possa aiutare le aziende a far parlare le persone. Certo, insomma, ecco, un problema molto importante, come hai citato, quello della comunicazione, e poi un altro concetto che mi sembra di aver capito dalla tua analisi è quello della formazione permanente, in sostanza, che abbraccia anche, come dici tu, tutto l'arco un po' della nostra giornata, attraverso magari anche semplicemente video tutorial che possiamo apprendere appunto da YouTube e che ci aiutano comunque magari anche in brevissimo tempo. In 5 minuti ad acquisire magari una conoscenza, una competenza in più che non solo ci fa diventare dei professionisti migliori, ma anche delle persone migliori, perché come abbiamo detto, hard skills e soft skills in realtà non sono più distinte, ma combaciano, insomma, e vanno a braccetto in continuazione. Federica, io ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo, per questo bell'approfondimento sull'evoluzione del mondo del lavoro, delle professioni, ma soprattutto della capacità di che ognuno di noi, insomma, deve sviluppare del proprio personal branding per affrontare le sfide del futuro del mondo del lavoro. Grazie per essere intervenuta qui con noi alle Fonti TV. Grazie mille a voi per l'invito di nuovo. Grazie. Ringraziamo Federica Pasini di Hacking Talents e quindi noi concludiamo qui il nostro Instant Focus. Adesso un breve break pubblicitario e poi naturalmente sempre qui in diretta sulle fonti.